Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo format. Questo nuovo format nasce dall'esigenza di non vedere più il canale lasciato senza contenuti ogni giorno. Perché d'altronde, da quando ho cominciato a registrare audiolibri, ho sempre cercato di caricare almeno un video al giorno nel canale, eccetto le pause, e ultimamente mi sono lanciato in progetti che mi occupano più tempo e ho preferito accorpare più macro capitoli per offrirvi dei contenuti della durata più lunga. Però questo ha causato il mio distacco dal canale per anche 10 giorni. E questo mi dispiace perché comunque da quando ho cominciato i numeri sono cresciuti, gli iscritti sono aumentati, abbiamo superato i 700 e mi dispiaceva aver perso l'abitudine di essere costante. Quindi mi sono inventato questo nuovo format che mi impegnerà pochissimo perché ho deciso di lasciarlo al naturale. Io, il microfono, nel mio studio, infatti in sottofondo potete sentire anche la stufa. È una lettura semplice, senza tagli, così, a impronta, dove voi sentirete anche lo scorrere delle pagine. Sentirete tutte le piccole imperfezioni della mia lettura. Sentirete i miei schiarimenti di voce. Magari non sarà piacevole come un audiolibro fatto e finito, però questo format così al naturale, un po' più spontaneo, mi permette di tenervi compagnia un po' di più. E ho deciso di inaugurare questo nuovo format proprio con l'autore che mi ha iniziato alla passione della lettura ad alta voce registrata, Stephen King. Stephen King ha curato un'antologia di racconti insieme a Giorgio Romero, che guarda caso è l'autore del libro che sto portando in questo periodo, I morti viventi. E hanno creato questa antologia di racconti a tema non proprio zombie, ma morti viventi. E dico non zombie perché i morti viventi, non sono sempre, all'interno di questi racconti, non sono sempre i morti viventi romeriani. Ci saranno anche quelli. E oggi voglio iniziare proprio con la storia contenuta in questo libro, scritta da Stephen King. Ce n'è soltanto una. E continuerò nei prossimi giorni con gli altri autori, e ce ne sono davvero tanti. La storia che vi presento oggi si intitola Parto in casa. Parto in casa di Stephen King. Considerando che quella era probabilmente la fine del mondo, Maddie Pace pensò che stava facendo un buon lavoro. Un lavoro veramente buono. Maddie era convinta di potersi occupare della fine di tutto meglio di chiunque altro sulla Terra. Ed era sicura che se la stava cavando molto meglio di ogni altra donna incinta sulla Terra. Se la stava cavando. Proprio Maddie Pace. Fra tutte le donne. Maddie Pace, che a volte non riusciva a dormire se dopo una visita del reverendo Peebles notava un ciuffo di polvere sotto il tavolo della sala da pranzo. Il solo pensiero che il reverendo Peebles potesse aver visto quel batuffolo era sufficiente a tenerla sveglia fino alle 2 del mattino. Maddie Pace, che quando ancora era Maddie Sullivan, faceva impazzire il suo fidanzato Jack entrando ogni volta in catalessi sopra un menù, discutendo i vari piatti a volte anche per mezz'ora. Maddie, perché non lanci una moneta? Le aveva suggerito lui una volta, dopo che Maddie era riuscita a restringere la scelta fra il brasato di vitello e le costolette di agnello. Mi
sono già scolato 5 bottiglie di questa dannata birra tedesca. E se non ti sbrighi a scegliere, fra poco avrai un pescatore di aragoste ubriaco sotto questo tavolo, prima ancora che il cameriere ci abbia posato sopra del cibo. Lei aveva sorriso nervosamente, ordinato il brasato di vitello, e poi era rimasta sveglia fino a mezzanotte passata, domandandosi se le costolette non sarebbero state migliori. Tuttavia non si era posta troppi problemi per accettare la proposta di matrimonio di Jack. L'aveva accettata, e aveva accettato anche lui senza indugio e con notevole sollievo. Dopo la morte del padre, Maddie e la madre avevano condotto un'esistenza nebulosa e priva di scopi a Deer Isle, lungo la costa del Maine. Se non ci fossi in giro io a dire a quelle donne come stringere il timone e come seguire il vento. Era solito dire a George Sullivan bevendo con gli amici alla taverna di Buster o nel retro del negozio di barbieri di Daggett. Non so proprio cosa diavolo combinerebbero. Quando George morì per un'improvvisa trombosi coronarica, Maddie aveva 19 anni e si occupava della biblioteca comunale nelle sere feriali per un salario settimanale di $41.50. Sua madre si occupava della casa, o almeno così aveva sempre fatto, quando George le ricordava, a volte con un salutare ceffone, che aveva una casa di cui occuparsi. George aveva ragione. Le due donne non ne parlavano mai perché la cosa le imbarazzava, ma George aveva ragione. E loro sapevano benissimo. Lo sapevano benissimo. Senza George in giro a dire loro come stringere il timone e come seguire il vento, non sapevano combinare nulla di buono. Il denaro non costituiva un problema. George aveva creduto appassionatamente alle assicurazioni sulla vita e quando era crollato, morto, durante un'azione di spareggio nella finale del campionato di bowling al Big Ten di Big Duke a Yarmouth, sua moglie era entrata in possesso di $100.000. E poi vivere su un'isola non comportava grosse spese. Se si possedeva una casa e si teneva l'orto libero da erbacce, sapendo inoltre come coltivare le proprie verdure un anno dopo l'altro. Il problema consisteva nel non avere nulla intorno a cui far ruotare la loro vita. Il problema era che il punto focale della loro esistenza era scomparso quando George era caduto a faccia in avanti nella sua maglia da Bowling Island a Moco, proprio sopra la linea di fine corsa nella corsia 19 da Big Duke, e dannazione se non aveva anche segnato il punto che serviva alla sua squadra per vincere. Scomparso George, la loro vita era diventata una specie di confuso sogno a occhi aperti. Un po' come trovarsi perduti in mezzo a una fitta nebbia, pensava a volte Maddie. Solo che invece di cercare la strada, una casa, il paese, o magari un punto di riferimento come il pino colpito da un fulmine, dietro la casa degli Alton, io sto cercando il timone. Se mai ce la farò a trovarlo, forse riuscirò anche a capire come seguire il vento. Alla fine trovò il suo timone. Si rivelò essere Jack Pace. Si dice che le donne sposino i loro padri e gli uomini le loro madri. E benché una simile affermazione generalizzata non possa certo rivelarsi esatta tutte le volte, nel caso di Maddie era perfetta. Suo padre era stato considerato dai suoi pari con paura e ammirazione. «Non pestare i calli a George Sullivan, amico», si dicevano l'un l'altro. «È un figlio di puttana maledettamente in gamba, capace di staccarti il naso con un pugno con la stessa facilità con cui scorreggia sotto vento». Questo era vero anche in casa. Era stato prepotente e a volte brutale, ma aveva sempre saputo quello che voleva e per cosa valeva la pena faticare. Come il camioncino Ford, la sega circolare o quei due acri che confinavano con il loro terreno sulla sinistra. I due acri di Pop Cook. George Sullivan aveva sempre parlato di Pop Cook, sia dopo aver bevuto che da sobrio.
come di un vecchio bastardo schifoso, ma sui quei due acri restava ancora una discreta quantità di buon legname. Bob non ne seppe nulla, poiché era andato a vivere sulla terraferma quando la sua artrite era peggiorata e lo aveva zoppato in malo modo. E poi George aveva fatto circolare sull'isola due messaggi estremamente chiari. Ciò che quel bastardo di Pop Cook ignorava non gli avrebbe fatto alcun male. E George Sullivan avrebbe ammazzato l'uomo o la donna che avesse sollevato il vecchio Pop dalla sua ignoranza. Nessuno si prese tale disturbo. E alla fine i Sullivan ottennero la terra. Insieme al bosco, naturalmente. Il legname fu usato per alimentare le due grandi stufe che riscaldavano la casa e finì nel giro di 3 anni. Ma la terra sarebbe rimasta. Era questo che George diceva e loro gli credevano. Credevano in lui e tutti e tre lavoravano come una squadra affiatata. Magari ogni tanto stringere il timone e seguire il vento era faticoso, ma tutto filava davvero liscio. A quei tempi la madre di Maddie teneva una bancarella lungo la strada e c'erano sempre moltissimi turisti che compravano le verdure che lei coltivava, che George le aveva detto di coltivare, naturalmente, e anche se non erano mai diventati una famiglia ricca, se la cavavano bene. Anche nelle annate in cui la pesca delle aragoste andava male, loro se la cavavano bene. Jack Pace sapeva dimostrarsi prepotente quando l'indecisione di Maddie lo obbligava a esserlo, e lei sospettava che per quanto si mostrasse affettuoso e delicato durante il corteggiamento, avrebbe saputo fare ricorso a un po' di brutalità fisica, torcerle un braccio perché la cena era fredda, qualche ceffone o magari qualche sonora sculacciata, col passare del tempo. Quando il matrimonio cominciasse a sfiorire, per così dire. Lei vedeva le somiglianze, ma lo amava e aveva bisogno di lui. Non ho alcuna intenzione di pescare aragoste per tutta la vita, Maddie, le disse la settimana prima che si sposassero e lei gli credette. Un anno prima, quando lui l'aveva invitata a uscire per la prima volta, anche allora lei non si era posta molti problemi per accettare. Aveva risposto di sì prima ancora che lui avesse finito di chiederglielo. Poi era arrossita fino alla radice dei capelli per la propria ansiosa sfacciataggine. Lui avrebbe detto: "Non ho mica voglia di pescare aragoste per tutta la vita". Un piccolo miglioramento, ma che significava moltissimo. Jack aveva frequentato le scuole serali 3 sere alla settimana, prendendo il traghetto avanti e indietro. Dopo un'intera giornata passata a caricare e scaricare nasse, era stanco morto. Ma partiva lo stesso per la costa dopo una breve pausa per togliersi di dosso con una doccia il forte odore di aragoste e salmastro. E per inghiottire due pastiglie eccitanti con una tazza di caffè bollente. Dopo un mesetto, quando vide che lui era deciso ad andare fino in fondo, Maddie cominciò a preparargli un thermos di minestra calda da bere sul traghetto. Altrimenti avrebbe saltato completamente la cena. Ricordava ancora la tormentata indecisione dinanzi alle minestre in scatola nell'emporio. Ce n'erano così tante. Gli sarebbe piaciuta il pomodoro. A certe persone non piacevano le minestre al pomodoro, anzi alcune le odiavano, anche a prepararle con il latte al posto dell'acqua. Un minestrone, al tacchino, una crema di pollo. I suoi occhi angosciati avevano esplorato lo scaffale per quasi 10 minuti prima che Charlene Nadeau le chiedesse se poteva aiutarla. Solo che Charlene lo aveva detto con tono sarcastico e Maddie aveva capito che il giorno dopo lei avrebbe raccontato tutto alle sue amiche e avrebbero ridacchiato nei gabinetti delle ragazze a scuola perché Charlene sapeva qual era il suo guaio. Il solito guaio di Maddie Sullivan. Incapace di prendere una decisione su una cosa così semplice come una minestra in scatola. Come avesse potuto decidersi ad accettare la proposta di matrimonio di Jack Pace era ancora oggi motivo di stupore e di meraviglia per tutte loro, ma naturalmente loro non sapevano che una volta trovato il timone, bisognava anche trovare qualcuno che dicesse come fare per seguire il vento. Maddie aveva lasciato il negozio senza aver comprato nessuna minestra. E con una terribile emicrania.
Quando era riuscita a raccogliere tanto coraggio da chiedere a Jack quale fosse la sua minestra preferita, lui aveva detto: tagliolino al pollo, quella che vendono in scatola. Non ce n'erano altre che gli piacevano in modo speciale. La risposta era stata no, solo tagliolini al pollo, quella che vendevano in scatola. Era l'unica minestra di cui Jack Pace sentiva il bisogno nella sua vita ed era l'unica risposta, almeno su quel particolare argomento, che a Maddie serviva nella sua. Con passo allegro e cuore festoso, il giorno dopo Maddie aveva salito i gradini di legno dell'emporio e acquistato le quattro scatole di tagliolini al pollo che c'erano sullo scaffale. Quando aveva chiesto a Bob Nadeau se ne aveva altre, lui aveva risposto che aveva un'intera maledetta cassa di quella roba nel retro. Lei aveva comprato tutta la cassa, lasciandolo talmente di stucco che Bob si offrì di portarle la cassa fino al camioncino e si dimenticò perfino di chiederle perché volesse tutta quella minestra di pollo. Una mancanza per la quale sua moglie Margaret e sua figlia Charlene lo rimproverarono aspramente quella sera. Non devi avere dubbi, le aveva detto Jack una sera, poco prima del matrimonio. Lei non lo aveva mai dimenticato. Altro che pescatore di aragoste. Mio padre dice che sono un sacco di merda. Dice che se andava bene per il suo vecchio e per suo nonno e per tutti gli altri Pace e così via all'indietro fino al fottuto giardino dell'Eden, a sentire lui se andava bene per tutti loro, dovrebbe andare bene anche a me. Ma io non ho mica, voglio dire, ho intenzione di fare qualcosa di meglio. La fissò e i suoi occhi erano occhi innamorati, ma anche severi. Voglio diventare qualcosa di meglio di un pescatore di aragoste. E voglio che tu sia qualcosa di meglio della moglie di un pescatore di aragoste. Avrai una casa sulla terraferma. Sì, Jack. E non voglio comprare nessuna fottuta Chevrolet. Tirò un profondo respiro. Voglio comprare una Oldsmobile. La fissò di nuovo, quasi sfidandola a contraddirlo. Lei non fece nulla di simile, ovviamente. Disse soltanto sì, Jack, per la terza o quarta volta in quella serata. Nell'anno del loro fidanzamento glielo aveva detto migliaia di volte, e in cuor suo sperava di poterlo dire milioni di volte prima che la morte ponesse fine al loro matrimonio prendendo uno di loro, o, come lei sperava, tutti e due insieme. Altro che un fottuto pescatore di aragoste. È al diavolo quello che dice il mio vecchio. Ho intenzione di riuscirci. E sai chi mi aiuterà? Sì, Aveva detto Maddie. io. Su questo, aveva risposto lui con un sogghigno, stringendola fra le braccia, puoi contarci. E così si erano sposati. Jack sapeva quello che voleva. Gli avrebbe detto come fare per aiutarlo e ottenerlo. Ed era proprio in questo momento, ed era proprio in questo modo che lei voleva che andassero le cose. Poi Jack morì. Poi, non più di 4 mesi dopo, mentre lei portava ancora il lutto, i morti cominciarono a uscire dalle loro tombe e ad andarsene in giro. Se uno si avvicinava troppo, quelli lo mordevano e lui moriva per qualche tempo, ma poi si rialzava e ricominciava a camminare anche lui. Poi la Russia e l'America arrivarono molto, molto vicine a ridurre l'intero mondo in briciole, accusandosi a vicenda di aver provocato il fenomeno dei morti che camminavano. Quanto vicine? Sentì chiedere Maddie da un corrispondente della CNN circa un mese dopo che i morti si erano risvegliati e avevano cominciato ad andarsene in giro, dapprima in Florida, poi a Murmansk, poi a Leningrado e Minsk, poi a Elmira, Illinois, a Rio de Janeiro, a Bitterrad in Germania, a Nuova Delhi e in un piccolo villaggio australiano ai margini dell'entroterra desertico. Questo villaggio aveva il pittoresco nome di Boccale Bagnato. E prima che la notizia sbarcasse in America, quasi tutta la popolazione di Boccale Bagnato consisteva in morti che camminavano barcollando e cani famelici. Maddie aveva assistito a questi sviluppi grazie al televisore del Pulitzer.
Jack odiava la loro antenna parabolica per satelliti, forse perché loro non potevano ancora permettersi di comprarne una, ma adesso che Jack era morto, ciò non aveva più molta importanza. Rispondendo alla propria domanda retorica su quanto vicini le due potenze fossero giunte alla distruzione della Terra, il commentatore aveva detto: «Non lo sapremo mai, ma forse è meglio così. Io credo che ci sia mancato un soffio». Poi, all'ultimissimo momento, un astronomo inglese aveva scoperto il satellite. A quanto pareva, un satellite vivente, che era stato battezzato con lo strano nome di Stella Amara. Non era uno dei nostri, e neppure dei loro. Era di qualcun altro. Di qualcuno o qualcosa che arrivava dal grande buio là fuori. Beh, secondo Maddie, avevano semplicemente sostituito un incubo con un altro, perché poi, l'ultimo poi, prima che la televisione, compresi tutti i canali che l'antenna parabolica dei Pulsefer riusciva ad acchiappare, smettesse di trasmettere per mostrare solo una nevicata di disturbi. I morti che camminavano smisero di mordere le altre persone soltanto se queste si avvicinavano troppo. I morti cominciarono a tentare di avvicinarsi. I morti, a quanto pareva, avevano scoperto di gradire ciò che mordevano. Prima che tutte quelle cose strane iniziassero ad accadere, Maddie scoprì di essere incinta. Una parola che, da come la pronunciava sua madre, aveva il suono di quando la gola ti si riempie di moccio e tu cerchi di schiarirtela per farne venire un po' su. O almeno Maddie aveva sempre pensato che la parola avesse proprio quel suono. Lei e Jack si erano trasferiti a Gensalt Island, un'isola vicina chiamata semplicemente Jenny Island da coloro che ci vivevano. Quando il ciclo le era venuto a mancare per 2 mesi consecutivi, lei aveva attraversato una delle sue micidiali crisi di incertezza e dopo 4 notti insonni aveva preso una decisione, nonché un appuntamento con il dottor McElwain sulla terraferma. Ripensandoci, ne era felice. Se avesse aspettato per vedere se anche il terzo ciclo sarebbe mancato all'appello, Jack non avrebbe avuto nemmeno quell'ultimo mese di gioia. E a lei sarebbero mancate le attenzioni e le piccole gentilezze che lui le aveva prodigato. Ripensandoci, ora che lei se la stava cavando da sola, la sua indecisione le pareva ridicola, ma nel profondo del cuore sapeva che per decidere di affrontare l'esame le era occorso un enorme coraggio. Avrebbe voluto sentirsi male la mattina per poterne essere sicura. Aveva desiderato le nausee come una conferma. Aveva preso l'appuntamento mentre Jack era fuori a occuparsi delle nasse ed era uscita approfittando di una circostanza simile, ma era impossibile andare sulla terraferma senza dare nell'occhio quando si doveva prendere un traghetto. Troppe persone l'avevano vista. Qualcuno avrebbe detto casualmente a Jack di aver visto sua moglie sul gabbiano un giorno oppure un altro. E allora Jack si sarebbe fatto spiegare il perché e il come e il quando. E se lei avesse commesso un errore, Jack l'avrebbe guardata come si guarda un'autentica oca. Ma non c'erano stati errori. Lei era davvero incinta. E Jack Pace aveva goduto esattamente di 27 giorni di gioia e di attesa prima che una brutta ondata lo scaraventasse oltre la murata del My Lady Love, il battello per aragosta che aveva ereditato dallo zio Mike. Jack sapeva nuotare ed era schizzato a galla come un tappo, le aveva raccontato con tono affranto Dave Emmons. Ma mentre lo faceva era arrivata un'altra ondata formidabile che aveva spinto il battello addosso a Jack, e a questo punto Dave non aveva voluto aggiungere altro. Ma Maddie era nata e cresciuta su una di quelle isole e sapeva come erano andate le cose. Anzi, poteva quasi sentire il tonfo sordo mentre il battello con il suo nome traditore fracassava la testa di suo marito, lasciando che l'ondata successiva lavasse il sangue, i capelli, le ossa e il cervello dalla logora fiancata. Vestito con un pesante parca col cappuccio, i calzoni imbottiti e gli stivali, Jack Pace era colato a picco come un sasso.
Nel piccolo cimitero sulla punta nord di Jenny Island avevano sepolto una bara vuota. E il reverendo Peebles. A Jenny Island si poteva scegliere in fatto di religione. Si poteva essere metodisti, oppure, se questo non garbava, si poteva essere metodisti. Aveva tenuto la sua cerimonia davanti a una cassa vuota, come aveva già fatto tante altre volte. E all'età di 22 anni, Maddie si era ritrovata vedova con un dolcetto ormai quasi mezzo cotto nel forno e nessuno che le dicesse dove stava il timone, per non parlare poi di come seguire il vento. Aveva pensato di tornare a Deer Isle e di restare con sua madre fino alla nascita del bambino, ma sapeva che sua madre si sarebbe sentita sperduta, forse ancora più di lei, e non ne fece nulla. Maddie, le aveva detto e ridetto Jack, l'unica decisione che riuscirai mai a prendere in vita tua sarà quella di non prendere una decisione. Sua madre non era certo migliore di lei. Si parlavano spesso al telefono e Maddie aspettava con la cornetta in mano, sperando che sua madre le dicesse di tornare a casa, ma la signora Sullivan non era in grado di dare consigli a chiunque avesse già festeggiato 10 primavere. Forse dovresti tornare qui, le aveva detto una volta senza troppa convinzione, e Maddie non era riuscita a capire se questo significava ti prego torna a casa oppure ti prego non accettare quest'offerta dovuta a semplice cortesia. Aveva passato notti insonni cercando di giungere a una decisione ed era riuscita a fare solo ciò di cui Jack l'aveva spesso accusata, decidere di non decidere. Poi iniziarono i fatti strani. E questo fu un sollievo, perché a Jenny Island c'era solo un piccolo cimitero, con tante fosse occupate da bare vuote, una cosa che prima le era sembrata deplorevole e che adesso invece le sembrava una benedizione, un'autentica grazia del cielo. Mentre a Deer Island i cimiteri erano due, molto più grandi, e così le parve molto più sicuro restare dov'era e aspettare. Avrebbe aspettato per vedere se il mondo sarebbe vissuto o morto. Se fosse vissuto, avrebbe aspettato la nascita del bambino. Questo le sembrava più che sufficiente per ora. E adesso, dopo una vita di obbedienza passiva e di vaghe risoluzioni che svanivano come sogni un'ora o due dopo essersi alzata dal letto, finalmente lei sapeva cavarsela. Sapeva che questo era in parte dovuto all'accumulo di uno shock dopo l'altro, a partire dalla morte di suo marito fino all'ultima trasmissione ricevuta dal televisore dei Pulsifer, quando un ragazzino terrorizzato chiamato a vestire i panni di corrispondente del INS aveva dato quasi per certo che il presidente degli Stati Uniti, la First Lady, il segretario di Stato, l'onorevole senatore dell'Oregon, il ragazzino non specificò di quale onorevole senatore si trattasse, e l'emiro del Kuwait erano stati divorati vivi nel salone da ballo della Casa Bianca da alcuni zombie. «Lo ripeto», aveva detto il giovane con i foruncoli dell'acne che spiccavano sulla fronte e sul collo come stimmate. La bocca e le guance cominciavano a contorcersi e il microfono che stringeva in un pugno tremava come per una crisi spastica. «Lo ripeto, un gruppo di morti si è appena mangiato per pranzo il presidente, sua moglie e parecchi pezzi grossi della politica che si trovavano alla Casa Bianca per mangiare a loro volta salmone in bianco e flambé di ciliegie. Forza, Yale! Segna, 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 fotti, segna!» Dopodiché, il giovane corrispondente con i vistosi foruncoli aveva perso del tutto il controllo del suo viso e si era messo a urlare, solo che le sue urla erano camuffate da risate e lui continuò a strillare «Forza, Yale! Segna, segna!» mentre Maddie e Pulsifer restarono seduti in un silenzio imbarazzato finché il ragazzino fu ingoiato di colpo da uno spot pubblicitario dei dischi di Boxcar Willie, i quali non erano disponibili in nessun negozio specializzato, ma potevano essere richiesti componendo il numero verde 800 eccetera che compariva sugli schermi. Le centraliniste erano già in attesa. Sul tavolino accanto a dove sedeva Maddie era rimasto un pastello della piccola
Chiny Pulsifer. E lei annotò il numero prima che il signor Pulsifer si alzasse e spegnesse il televisore senza dire una sola parola. Maddie augurò loro la buonanotte e li ringraziò per aver diviso con lei la televisione e il popcorn. «Sei sicura di sentirti bene, Maddie?» le chiese Candy Pulsifer per la quinta volta in quella serata, e Maddie rispose per la quinta volta che stava benissimo, ed era vero. Per la prima volta in vita sua se la cavava da sola, e questo era davvero splendido, come una mano di vernice nuova. Candy le disse di nuovo che poteva avere la vecchia camera di Brian al primo piano in qualunque momento avesse voluto, e Maddie rifiutò per l'ennesima volta, ringraziandola ancora di tutto cuore, e finalmente ebbe il permesso di andarsene. Percorse il mezzo miglio ventoso che la separava da casa sua ed entrò in cucina prima di accorgersi che stringeva ancora in mano il foglietto dove aveva annotato il numero verde 800 eccetera. Lo compose e non udì nulla. Nessuna voce registrata le disse che le linee erano momentaneamente occupate o che il numero era fuori servizio. Nessun suono di sirena la informò di un'interruzione lungo la linea. Era stato Jack a dirle cosa significava quel suono? Cercò di ricordarlo e non ci riuscì, ma la cosa non aveva poi grande importanza, vero? Non ci furono scatti misteriosi o disturbi, solo un profondo silenzio. Fu allora che Maddie capì con certezza assoluta. Riappese il ricevitore, lentamente, pensierosa. La fine del mondo era arrivata. Non potevano più esserci dubbi. Quando non si poteva più chiamare un numero verde e ordinare dischi di Boxcar Willy, che non erano disponibili in nessun negozio specializzato, quando per la prima volta in tutta la sua vita non c'era nessuna centralinista che l'avvertiva di attendere in linea, la fine del mondo era l'unica conclusione possibile. In piedi accanto al telefono a muro della cucina si tastò il ventre già rotondo e disse per la prima volta ad alta voce, senza neppure accorgersi di parlare: «Dovrà essere un parto in casa, ma andrà tutto bene, se te lo ricorderai, Maddie. Non c'è altro modo, non in questo momento. Dovrà essere un parto in casa». Aspettò l'insorgere della paura, ma non la vide arrivare. «Saprò cavarmela benissimo», disse, e stavolta udì la propria voce e si sentì confortata dal tono sicuro di quelle parole. Un bambino. Quando fosse nato, la fine del mondo sarebbe finita a sua volta. «Eden», disse, e sorrise. Fu un sorriso dolce, il sorriso di una Madonna. Non aveva alcuna importanza quanti cadaveri putrefatti, e magari Boxcar Willy era fra loro, stessero camminando con passi incerti sulla faccia della terra. Lei avrebbe avuto un bambino, e sarebbe stato un parto in casa, e la possibilità di un nuovo Eden sarebbe rimasta. Bene, finisco qua la prima parte e la riprenderò nel prossimo episodio di questo format, che cercherò di registrare più volte possibile, ma buchi permettendo, nel senso che lo voglio tenere solo per riempitivo. Non voglio tralasciare i progetti in corso, quelli fatti con l'editing, per continuare questo, che lo ritengo un ottimo tappabuchi all'occorrenza. Però mi piacerebbe comunque sapere, ovviamente, il vostro parere. Come trovate il mio tipo di lettura così, senza editing, con tutte le imperfezioni, le interruzioni, le correzioni in diretta, e la qualità anche dell'audio, che comunque non sto effettuando né con il mio microfono che utilizzo di solito e non sono neanche in cabina di registrazione. E poi, ovviamente, cosa ne pensate della storia e se questo tipo di iniziativa vi fa piacere o
o vi annoia e preferite aspettare e avere solo i capitoli editati. A me faceva piacere provarci. E anche se non dovesse andare bene, pazienza. Diremo che è stato un esperimento fallito. Vi auguro una buona giornata, una buona notte se state ascoltando di notte. E ciao e alla prossima.